Asset Management TV Week è il momento di una nuova tavola rotonda in quella che appunto è la settimana dell'asset management organizzata da Le Fonti TV. Oggi ci concentriamo, come potete vedere anche dal titolo, sulle banche centrali e sul supporto all'economia come basi della ripresa. Questo è il tema, cercheremo di capire quali saranno le mosse delle istituzioni e gli scenari globali dei prossimi mesi, in qualche modo ripercorrendo insomma gli ultimi mesi, l'ultimo anno, anche se in realtà dobbiamo essere onesti, le banche centrali sono il principale driver dell'ultimo decennio, perché ricorderete ancora tutti, è tornato più che mai attuale il whatever it takes di Mario Draghi, dato che adesso Draghi è alla guida del nostro governo. La crisi del debito, la crisi economica, poi aggravata dalla crisi Covid, e in questo senso le banche centrali sono sempre state protagoniste, per qualcuno un bene, per qualcun altro forse è tempo di cercare di andare oltre l'operato delle banche centrali e soprattutto oltre il supporto delle banche centrali, che alla lunga potrebbe rischiare veramente di, non dico generare effetti contrari, ma comunque non essere più sufficienti. E allora questi sono alcuni dei temi che affronteremo in questa tavola rotonda, che ci vedrà in compagnia con due ospiti graditi, e ve li presento proprio adesso perché sono già in collegamento con noi. Benvenuta e grazie per la disponibilità a Diana Lazzati, Senior Sales Executive di Vanguard. Diana, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Bellissimo lo sfondo con il casco e i palloni da football americano, e diciamo già abbiamo già un partiamo forte, ecco, mettiamola in questo modo. Poi magari ci racconti anche se c'è dietro una qualche storia, Diana. Intanto però saluto anche e ringrazio per la disponibilità Donato Savatteri, Country Head Italy di T. Rowe Price. Donato, è un piacere ritrovarti. Grazie, grazie mille Giacomo, buongiorno a tutti. E allora, come dicevo, le banche centrali saranno al centro del nostro dibattito e della nostra chiacchierata. Attori importanti, importantissimi del mercato, probabilmente fondamentali, e io comincio passando la parola a Diana. Diana, puoi anche raccontarci alla fine se c'è qualcosa da raccontare del back con rugby e casco, ma bene, tornando a noi, insomma, come ho detto, non so se ho esagerato dicendo che insomma è stato il driver principale del decennio, tornando indietro quasi alla crisi del debito. Resta il fatto che spesso ancora oggi ci si domanda perché i mercati vadano così veloce a fronte di una economia che invece fa fatica a riattivarsi, ricordando pur sempre che sono due strade spesso e volentieri che hanno velocità diverse. Beh, insomma, la motivazione principale è sempre legata alle istituzioni e quindi alle banche centrali. Diana. Sì, grazie per la domanda. Allora, le banche centrali, devo dire che negli ultimi anni ci hanno ormai abituati a vederle come attori fondamentali da monitorare per capire come muoversi negli investimenti, come dicevi giustamente. Quindi la loro attività sul mercato e perfino la loro mancanza di attività sono segnali importanti per prendere una posizione. Quindi se torniamo a un anno fa, il 23 di marzo del 2020, la Fed in quel giorno ha innescato il rimbalzo dei mercati, annunciando che avrebbe iniziato a comprare corporate bond e gli ETF. Quel tipo di annuncio ha fatto scatenare la voglia del mercato di emissione obbligazionaria corporate, soprattutto americano. E quello è stato un trend che è proseguito per tutta l'estate ed è stato inarrestabile. E poi da fine luglio la Fed ha smesso di comprare gli ETF e quindi dalla fine dell'estate l'interesse per il corporate ha iniziato a diminuire, venendo meno quindi il compratore marginale che era la Fed. Da allora l'esposizione corporate non è più stata molto considerata. Raramente ci viene chiesto di parlare dei nostri ETF USD corporate, non perché non siano buoni, ma perché si tratta di un'esposizione che ormai è stata più che dimenticata. Basti pensare che uno dei principali ETF che erano stati comprati dalla Fed ha visto da gennaio i peggiori deflussi di sempre e lo short interest ha raggiunto il 14% delle sue azioni. Quindi devo dire che da questo punto di vista gli ETF americani di Vanguard comprati dalla Fed hanno retto meglio in termini di flussi, perché in generale i nostri ETF non sono usati per fare trading sul mercato e dunque sono un po' più stabili in termini di masse. Però senz'altro è un dato di fatto che nessuno ci chiede più dei corporate bond come esposizione. E quello dei corporate è l'esempio classico di intervento di una banca centrale che fa muovere i mercati. Ma dicevo prima, anche quando una banca centrale sta ferma dà un segnale forte, e se pensiamo a quando iniziavano a serpeggiare i primi timori di inflazione, ecco, in questo caso la Fed è rimasta ferma, ha detto un'inflazione nell'intorno del 2% è accettabile,
E questo è stato un segnale importante per i mercati che hanno per la prima volta da tanto tempo ipotizzato un ritorno vero di inflazione. Un'inflazione che almeno in una fase iniziale non sarebbe stata contrastata dalla banca centrale con un tapering aggressivo. E quindi questo ha portato a far comprare dal mercato tutti quegli strumenti inflation linked che fino a 2 anni fa sarebbero stati considerati fuori moda. Questo trend lo abbiamo visto su strumenti americani, ma anche su quelli europei. Il nostro fondo indicizzato Eurozone Inflation Linked Government Bond ha visto un fortissimo e persistente interesse dall'inizio dell'anno, che poi è accelerato dopo l'uscita del dato di inflazione dell'Eurozona riferito al mese di febbraio. Rimanendo nell'ambito dei dati macro, se pensiamo ai dati recenti sull'occupazione americana, che sono stati superiori all'attese, l'ISM dei servizi che è stato forte, questi sono stati letti come indicatori di un miglioramento della crescita e anticipatori di un effettivo aumento dell'inflazione nel medio periodo. Un aumento sostenuto dei tassi e dell'inflazione rischiano di non lasciare comunque la Fed ferma troppo a lungo. È difficile però ipotizzare un aumento dei tassi da parte della banca centrale come prima mossa. È più logico invece attendersi una certa gradualità nel processo di tapering. Quindi la Fed potrebbe come prima mossa cercare di calmare la situazione fermando i nuovi acquisti nel QE e continuare invece a reinvestire i coupon. Ma se anche questo non funzionasse a rallentare la crescita dell'inflazione, potrebbe allora la Fed smettere di reinvestire i coupon e tenere le holdings fino a scadenza. E se nemmeno questo avesse effetto, a quel punto la Fed potrebbe aumentare i tassi, ma sarebbe veramente l'ultima cartuccia che vorrebbero sparare. Quanto velocemente la Fed possa muoversi attraverso queste fasi è difficile da dire. È anche vero che alcuni economisti parlano di tapering a partire da giugno, altri a dicembre, diciamo che la speranza è che sia un processo graduale. Insomma, tutto questo discorso molto lungo per dire che la Fed e le sue decisioni saranno probabilmente i principali argomenti di conversazione che ci accompagneranno per tutto il 2021. Ha toccato diversi temi di Anna Lazzati e anche diversi keyword, se vogliamo, l'inflazione, l'occupazione americana, il tapering, insomma, quindi la fine graduale dello stimolo di politica monetaria da parte di una banca centrale impegnata appunto nel sostegno dell'economia globale. È tutta una questione di keyword che rimarranno più che mai attuali e forse lo diventeranno ancora di più quando la ripresa comincerà a essere effettiva, perché prima o poi dovrà arrivare. E allora sarà interessante, e qui torno da Donato Savatteri, cerchiamo di capire anche quanto sarà grande l'importanza del supporto delle banche centrali nella ricostruzione post-Covid. E, dato che prima parlavo di keyword importanti, le keyword importanti riguardano gli Stati Uniti, inflazione, occupazione americana. Beh, insomma, siamo davanti a quella che è stata già definita una rivoluzione, quella dell'elezione di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. Dunque ritorna il Partito Democratico alla guida della Casa Bianca e, insomma, si troverà a ereditare, anzi si è già trovato a ereditare, diciamo, impegni della vecchia amministrazione, gestire, se non cancellare, provvedimenti presi sempre dalla vecchia amministrazione. E poi ci sono anche le questioni geopolitiche, i rapporti con la Cina, i rapporti con la Russia e ricordiamo anche la situazione del vaccino. Quindi, Donato, due domande sostanzialmente per riavvolgere un secondo la bobina: l'importanza del supporto delle banche centrali nella ricostruzione e il peso che avrà il movimento politico ed economico dell'America, degli Stati Uniti. Sì, ma guarda, partirei proprio da quello che diceva Diana, in sostanza, no? Sul supporto alle banche centrali. In effetti adesso nella ricostruzione è fondamentale mantenere coerenza, no? Perché certo è stato fondamentale l'intervento delle banche centrali nel combattere la crisi, ma adesso nella ricostruzione la cosa chiave è non rovinare tutto, perché è stata bravissima la Fed, sono state bravissime tutte le banche centrali, sono state anche molto coordinate nell'evitare danni in seguito alla pandemia, ma in realtà adesso devono fare in modo che i mercati si rimettano in moto stabilmente. Quindi è necessario non togliere entusiasmo ai mercati, è necessario che si riprenda anche il mercato del lavoro in maniera
maniera stabile. In effetti Powell l'ha già annunciato, no? Come ricordava anche Diana, ha annunciato che non intende prendere provvedimenti per adesso, l'inflazione, l'obiettivo di inflazione del 2% adesso è visto come un obiettivo, non più come un target, no? Che al raggiungimento del 2% verranno effettuati movimenti di politica monetaria, ma in realtà è un obiettivo un pochino più mobile, diciamo, no? Lui permetterà anche sforamenti a questo tetto del 2%. Questo perché in effetti la Fed si è resa conto che è molto più difficile creare inflazione piuttosto che contrastarla, no? Quindi dice, piuttosto voglio che si rimetta bene in moto il mercato del lavoro. È vero che la disoccupazione è scesa negli Stati Uniti, ma in realtà, andando ad analizzare i dati, si vede che la parte di popolazione americana con i redditi meno elevati ha un tasso di disoccupazione ancora molto elevato, intorno al 20%. Quindi in realtà la disoccupazione per determinate categorie è ancora un bel problema. Quindi appunto è importante questo, ma sarà importante in questa fase di ricostruzione il non farsi prendere da facili entusiasmi al che ci sarà la ripresa della domanda, perché è probabile che vi sia una ripresa molto violenta della domanda, no? Questa famosa domanda repressa, come viene chiamata, no? In America la chiamano la pent-up demand, che noi traduciamo come domanda repressa. Quindi quando si rimetteranno in moto i consumi, potrebbe esserci una, diciamo, magnitudine tale da far pensare a qualcuno che magari si è arrivati a una ripresa stabile, e quindi il rischio vero lì è mantenere i nervi saldi e non togliere gli aiuti, che dovranno poi essere, quando saranno tolti, tutto questo dovrà avvenire, come diceva Diana, in maniera graduale, no? Quindi tapering, poi non reinvestire, eccetera, e solo alla fine, in caso, alzare i tassi. E poi, come ricordavi anche tu, no, tu hai menzionato inizialmente il whatever it takes di Draghi, è fondamentale la comunicazione, quindi non solo quello che la Fed o la Banca Centrale Europea faranno, ma anche quello che comunicheranno, no? Sappiamo che la retorica spesso è più importante ancora dell'intervento stesso. Per quanto riguarda poi l'America, quindi la Biden, no, le tensioni geopolitiche e tutto, è chiaro che dal punto di vista del commercio internazionale ci si aspettava tutti un po' un cambio di passo. C'è stato parzialmente, perché comunque anche Biden non è che sia innamorato della Cina, anzi, no, anche lui non vede di buon occhio assolutamente la Cina, più per motivi... Sa di te, diciamo così. Sì, esattamente, okay. Infatti. E quindi, insomma, non, sicuramente anche lui, no, è molto attento anche a come la Cina poi tratta gli affari a casa propria, e Biden appunto non perde occasione anche di ricordare quanto poco democratica sia la Cina, insomma. Però tu hai menzionato anche la Russia. Certo, la Russia è sembrata un po' uno spauracchio, no? Con le dichiarazioni che abbiamo sentito tempo fa di Biden e tutto, però qualcuno ha parlato anche di nuova guerra fredda, ma in realtà ricordiamoci che oggi ci sono interessi molto diversi dai tempi della guerra fredda. Oggi ci sono intrecci economici che non permetteranno troppi problemi a livello geopolitico. Basti pensare alla mole di interscambio tra Europa e Russia, no? che è equivalente a 240 miliardi all'anno contro i 25 miliardi all'anno tra gli Stati Uniti e Russia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa non sarà così contenta di assecondare Biden in una guerra contro la Russia, e l'abbiamo già visto dal fare del Nord Stream, no? Il gasdotto che dovrebbe andare da Russia a Germania, che Biden aveva chiesto alla Merkel di interromperlo, di sabotarlo, insomma, e la Merkel ha risposto guarda che ci sono interessi economici, per cui insomma questo gasdotto sa da fare. E tornando però a Biden più in generale, quindi all'America, Biden ha sicuramente cambiato molti provvedimenti presi da Trump, è rientrato subito nell'accordo di Parigi, ha subito allentato le politiche sull'immigrazione, ma poi soprattutto ha lanciato a inizio mandato l'American Rescue Plan, quindi per dare stimoli fiscali per combattere il Covid, ma poi ha appena annunciato il famoso piano delle infrastrutture che aveva usato in campagna elettorale, il famoso piano da 2.300 miliardi, che ha l'obiettivo di rendere l'America molto più competitiva, di vincere con la Cina, diciamo, nella guerra delle superpotenze commerciali, e di creare milioni di posti di lavoro. Per questo è stato ribattezzato l'American Jobs Plan.
Tutto questo sommato anche alla proposta di budget che Biden ha appena presentato per le spese correnti per l'anno prossimo, dove si prevedono molti più fondi alla scienza che invece Trump aveva tagliato e meno fondi magari alla difesa, zero fondi per esempio alla costruzione del muro col Messico, si vede che stanno cambiando un pochino le cose. E con la maggioranza in tutte e due le Camere, seppure risicata al Senato, noi insomma ci aspettiamo una fase americana abbastanza espansiva, proprio perché appunto le spese, i piani di spesa verranno approvati più facilmente e sono previsti per l'appunto questi piani molto ambiziosi. Molto ambiziosi, anche perché il budget messo, diciamo, stimato supera di gran lunga quello invece previsto per il sostegno alla ripresa delle attività, la ripresa economica post-Covid, quindi sicuramente ambizioso è la parola corretta. Abbiamo nominato diversi paesi in questo prima, diciamo, giro di domande: Stati Uniti, Germania, Russia, Cina, Messico, inerente al famoso muro che voleva Donald Trump. E allora io qui tornerei da Diana Lazzati di Vanguard per chiederti, mettendo un attimo da parte le banche centrali, se ci sono dei paesi che hanno in qualche modo beneficiato o che magari beneficeranno della pandemia. Sì, se andiamo a vedere cosa è successo sui mercati dopo lo scoppio del Covid-19, è evidente che chi è stato colpito dal virus prima di altri paesi e ha agito per tempo in modo sistematico e organizzato ha fatto vedere un recupero che dal punto di vista economico è stato superiore a quello degli altri paesi. Questo è stato particolarmente vero nel caso della Cina, che ha prontamente reagito al virus da tutti i punti di vista. Anche qui è stato fondamentale l'intervento della banca centrale, ovviamente. Quindi non si può mettere da parte effettivamente la banca centrale, come ho detto poco fa. Sempre comunque presente la banca centrale. Quindi questo ha permesso alla Cina di fatto di avere un'economia in recupero più rapido rispetto ad altri paesi e ha contribuito quindi a rendere il mercato cinese quello che ha poi avuto la migliore performance durante lo scorso anno. Ora, la Cina è una delle esposizioni più detenute sul mercato, nel mondo sia azionario sia obbligazionario. Tuttavia i policy makers cinesi non stanno fermi e si stanno muovendo con un'ottica di lungo periodo per calmare eventuali eccessi da un lato e stimolare una crescita persistente basata su riforme strutturali. Quindi diciamo che a questo punto la Cina sta cercando di togliere lentamente qualche aiuto che è stato dato nel momento eccezionale della pandemia. Dato il posizionamento del mercato e dato l'approccio dei politici cinesi, potrebbe valere più la pena considerare un'altra esposizione che ha visto un ottimo controllo della pandemia e che ha beneficiato della crescita cinese. Pensiamo all'Asia Pacifico in generale. Paesi come la Corea del Sud o l'Australia hanno economie che hanno tratto vantaggio dalle importazioni cinesi. Sono stati paesi che hanno gestito bene la pandemia o che comunque sono stati meno colpiti, forse rispetto ad altri paesi sviluppati. Quindi l'influsso positivo della crescita cinese e un migliore controllo della pandemia sono stati di grande supporto per tutta l'area asiatica nel corso della seconda metà dell'anno scorso. E questo l'abbiamo visto, devo dire, riflesso nell'interesse per uno dei nostri ETF, che è il Vanguard FTSE Develop Asia Pacific ex Japan, che investe nell'area sviluppata soltanto. È un modo per investire in economie sviluppate, ma con crescita influenzate dai paesi emergenti circostanti. Ecco, i principali paesi che compongono questo ETF sono Australia e Corea. L'Australia ha beneficiato delle importazioni cinesi di materie prime. La Corea invece ha fatto benissimo lo scorso anno grazie al supporto della tecnologia. Mi ha tenuto molto bene anche in questo inizio d'anno, grazie anche all'esposizione a temi più ciclici come le auto. Quindi la prova della forza di questa esposizione è stata la performance del nostro ETF, dell'ETF che citavo, che essendo l'unico nella categoria azionaria pacifico sviluppata ad avere l'investimento in Corea, ha avuto una performance straordinariamente superiore agli altri prodotti indicizzati con medesima esposizione. Quindi dicevamo, crescita cinese, miglior controllo della pandemia, sono stati i motori che hanno spinto l'area asiatica e la Cina in particolare a beneficiare della situazione. Ora, guardando avanti, chi potrebbe essere quello un paese meglio posizionato, l'area meglio posizionata? E per rispondere a questa domanda bisogna, secondo me, considerare una serie di fattori. Innanzitutto, ancora una volta, bisogna capire come si muoveranno le banche centrali e i governi riguardo ai supporti all'economia. Quanto continueranno a sostenere l'economia? Quanto a lungo si potrà supportare una situazione di inflazione o riflazione senza l'intervento delle banche centrali?
Bisognerà poi anche pensare a chi pagherà il conto degli aiuti in termini di politica fiscale. Abbiamo già visto l'orientamento favorevole di Biden del governo UK riguardo a maggiori tasse, ad esempio. La volontà di una riforma fiscale globale anche inizia a essere evidente. Quindi, come ormai siamo abituati, come dicevamo prima, capire come posizionarsi dipende dalla politica monetaria e fiscale, quindi banche centrali e governi. E poi c'è il tema sanitario. Quanto rapidamente i vaccini si diffonderanno, quanto saranno efficaci nel medio e lungo periodo e quanto la gente sarà disposta a consumare e in che tempi. Quindi diciamo che se dovessi pensare a un'esposizione che potrebbe essere ben posizionata da tutti questi punti di vista, sostegni top-down e vaccini, penserei al mercato inglese, anglosassone, quindi quello UK, che è stato abbandonato negli ultimi anni per via delle discussioni relative alla Brexit che sembravano essere destinate a non finire mai, e abbandonato invece recentemente per la mala gestione della pandemia nelle fasi iniziali. In realtà si è rivelato essere uno dei paesi dove i vaccini sono stati introdotti e diffusi più rapidamente, le discussioni relative alla Brexit si sono di fatto concluse entro i termini previsti, anche se poi vedremo molti dettagli ancora da definire nei prossimi mesi, però diciamo che se consideriamo anche il fatto che il FTSE 100 può essere considerato un indice value, perché è tanto in voga ormai il fattore value in questo periodo, il FTSE 100 ha un forte orientamento alle materie prime, ad esempio. Quindi se uniamo quindi quanto detto, direi che è l'esposizione geografica tra i nostri ETF azionari che a livello globale paga i maggiori dividendi. E quindi questo si va ad aggiungere a quello che ho detto finora, come a rafforzare l'investment case in questa fase di mercato. Per darvi un'idea dell'attrazione che sta avendo questa idea, noi abbiamo un ETF sul FTSE 250, ecco, questo ha visto le masse quasi triplicare da inizio novembre. Sicuramente aiutato da fattori peculiari del prodotto, perché è l'unico ad accumulazione in Europa, il fatto di essere quello con costo più contenuto e replicare bene l'indice. Però il vero motivo della crescita delle masse è stata la continua ricerca di esposizione al mercato UK e al recupero della sua economia. Quindi, risposta breve alla domanda iniziale, per riassumere, la Cina è stato il grande beneficiario nel corso del 2020. I paesi dell'area asiatica sviluppata possono continuare a beneficiare dell'influsso della crescita cinese e del controllo della pandemia. UK può essere un'esposizione interessante considerando la diffusione dei vaccini e il recupero dell'economia. Stavo immaginando una corsa ciclistica in cui la Cina tira forte dietro gli inseguitori a ruota Asia-Pacifico, ma occhio al Regno Unito che potrebbe anche piazzare, non dico il sorpasso, ma aggiungersi un po' a sorpresa al gruppo di testa. Peraltro prima abbiamo usato un'espressione interessante, cioè la parola graduale, gradualmente così si andrà a sviluppare sia il tapering sia magari la declinazione, no, del sostegno da parte delle banche centrali all'economia. Beh, insomma, il Regno Unito ha impostato una campagna di uscita dalla pandemia graduale, ma sicuramente continua. Questo è un argomento interessante. In qualche modo girerei la stessa domanda anche a Donato Savatteri, perché comunque stiamo cercando di inquadrare a livello geografico le aree che registrano le differenze maggiori, insomma, per quanto riguarda il ritmo della ripresa. E allora, quali sono le più promettenti? Lo chiedo anche a te, Donato, in modo tale da aggiungere magari qualche altro così inseguitore, insomma, a questa corsa ciclistica che io ho provato in qualche modo a immaginarmi con un po' di fantasia, Donato. Sì, ma diciamo che con una ripresa economica sicuramente si tratta di una tappa, diciamo, di pianura, no? Andranno tutti più o meno forte, no? Poi ci sarà chi andrà più forte, però insomma la bella notizia è che per l'appunto, no? Non dovrebbe essere una tappa di quelle con indietro la maglia nera distanziata di chissà quante ore, no? Quindi detto questo, direi che in una ripresa sicuramente i titoli ciclici sono titoli che sono destinati a fare meglio all'inizio e diciamo che l'Europa nel suo complesso ha una buona esposizione ai titoli ciclici, quindi comunque l'Europa non dovrebbe deludere. Però l'area più promettente forse, diciamo, in generale è quella magari dei mercati emergenti. Mercati emergenti sono mercati che hanno valutazioni più basse, dei mercati sviluppati, hanno anche le valute sottovalutate, se
bisogna considerare sempre anche quell'aspetto quando andiamo a investire. E poi, tra l'altro, in una fase di ripresa economica, chiaramente ci sarà ripresa dei consumi, e ripresa dei consumi vuol dire anche che verranno privilegiate quelle economie più orientate all'export. Questo è molto importante e appunto le economie dei mercati emergenti hanno un forte orientamento all'export, sia per quanto riguarda le commodities, quindi per produrre, ma sia per quanto riguarda anche i prodotti finiti, no? Quindi pensiamo anche a molti prodotti di elettronica di consumo e via dicendo. Quindi mercati emergenti sicuramente in aggregato sono un ottimo mercato. Se poi dobbiamo andare a vedere dentro i mercati emergenti, sì, qua appunto riprendo uno dei la maglia rosa della Cina, per esempio, che tra l'altro ha aumentato le esportazioni in modo incredibile tra gennaio e febbraio, battendo di molto anche le stime degli analisti, quindi è veramente ripartita, e l'Asia in generale ha gestito la pandemia molto bene. Se invece passiamo agli Stati Uniti, che appunto è il mercato nostro come tiro price, diciamo, principale, no, in quanto a presenza, beh, Perfetto. gli Stati Uniti c'è da fare un discorso un po' particolare, perché diciamo che se guardiamo le caratteristiche che ho enunciato prima, quindi mercati orientati all'export, ecco che gli Stati Uniti sono un po' meno orientati all'export, no? Trump poi ci ha tenuto molto diciamo, a rendere l'America un pochino più globale, più locale, a deglobalizzarla un pochino, insomma. Poi in America c'è lo spauracchio inflazione un pochino più che in altri paesi, l'America ha valutazioni più alte, poi l'America anche ha molta presenza del tech nel suo indice, e appunto si dice che si sta vedendo, insomma, che invece sono adesso i titoli value magari maggiormente privilegiati. Quindi questo potrebbe voler dire che l'America non parte benissimo nella gara, diciamo, no? Pur facendo sempre bene. E quindi si potrebbe parlare di un sottopeso relativo, però siamo molto attenti, perché in realtà questo appunto è relativamente agli altri paesi, ma poi molti di questi venti contrari che citavo in realtà potrebbero anche essere venti a favore. Innanzitutto ho parlato del tech, ma il tech non è necessariamente un detrattore per gli Stati Uniti, perché molti dei trend che si sono visti col Covid, beh, sono arrivati per rimanere: il commercio online, l'apprendimento online, riunioni via Zoom e via dicendo. Tutto questo rimarrà, magari certo un pochino meno di prima, però sicuramente rimarrà, quindi stiamo sempre molto molto attenti. Poi ricordiamo un'altra cosa, quello che citavo prima: Biden ha questi piani ambiziosissimi di spesa, e questo non può che mettere in moto l'economia americana in maniera molto solida. Il piano vaccini che citava anche Diana sicuramente è un altro fattore a favore. E poi ricordiamo anche che se parliamo di sottopeso degli Stati Uniti, dobbiamo pensare sottopeso rispetto a che cosa? E noi abbiamo sempre in mente l'indice globale azionario, nel quale gli Stati Uniti pesano ben il 55%, che è molto, ma molto di più di quanto un investitore medio in Europa detiene negli Stati Uniti. Ecco che quindi parlare anche di un sottopeso relativo agli Stati Uniti vuol dire comunque avere una grande quota di azionario statunitense nel proprio portafoglio. E quindi questo teniamolo sempre a mente, e sicuramente comunque, diciamo, in questa tappa, in questa corsa ciclistica, prevediamo, insomma, un buon comportamento di tutti i mercati azionari. Un po' in Italia ci sentiamo in questo momento sul mortirolo, ma insomma è ovviamente un momento, diciamo, temporaneo, e dobbiamo pensare che sia così. Molto chiaro comunque la view, insomma, di Donato Savateri su questo fronte. Io tornerei a questo punto da Diana, sempre a proposito, insomma, delle banche centrali, ma non soltanto, per parlare un po' dei bilanci passivi e attivi. Se è una combinazione da questo punto di vista ancora possibile. Sì, eccomi. Ci Sì, resterei sentiamo, nell'ambito Diana. dei mercati emergenti. Qui, allora, la combinazione di attivo e passivo è particolarmente calzante, nel senso che nell'indice Emerging Markets Bond, se ci pensate, ci sono circa 1.400 emissioni in 78 paesi, con un yield che è in media del 3,5%. Quindi, dato l'elevato livello di diversificazione, è possibile trovare spazio per generare l'alfa e permettere anche la generazione di beta. Quindi è una di quelle esposizioni dove si possono avere gestioni attive e gestioni passive più che soddisfacenti.
L'uso di attivo e passivo in contemporanea su una stessa asset class va però pensato in modo intelligente. Innanzitutto bisogna usare prodotti con benchmark diversi. In Vanguard abbiamo un punto di vista privilegiato, ammetto, perché abbiamo un fondo attivo che è il Vanguard Emerging Markets Bond, che è un benchmark JP Morgan, e un ETF che è invece USD Emerging Market Government Bond, che è indicizzato a Bloomberg Barclays su questa medesima esposizione. L'indice usato dall'ETF si presta bene alla gestione indicizzata, dato l'elevato livello di diversificazione. E questo vi mette al riparo da eventuali problemi sui singoli paesi. Cioè, pensate al Libano, all'Angola, allo Sri Lanka, per fare dei nomi di paesi che sono stati problematici recentemente. Ecco, questi sono l'1% dell'indice utilizzato dall'ETF. Inoltre l'indice Bloomberg Barclays ha più Cina, quindi circa il 12%, e questa tende a essere meno correlata agli altri paesi emergenti. Quindi nel passivo si punta sulla diversificazione. Andando invece nel fondo attivo, questo è un benchmark JP Morgan che ha un livello minimo di liquidità più elevato. Quindi questo comporta, ad esempio, una minore esposizione alla Cina, e quindi questo porta a un bel effetto di diversificazione rispetto a un prodotto indicizzato che invece, come vi dicevo, aveva più Cina. Inoltre, in un fondo attivo è possibile avere una deviazione rispetto al benchmark di riferimento e quindi avere una maggiore libertà d'azione sui paesi in cui investire. Le implicazioni sono, ad esempio, poter prendere un bond in euro, emesso ad esempio da un paese africano come il Benin. Ovviamente si tratta di un'emissione che non sarebbe stata compresa nell'indice. Immagino che il Benin non sia esattamente il nome più conosciuto, ma comunque vi basti sapere che è un paese africano che ha fatto questa emissione in euro e in cui hanno investito i nostri gestori attivi, ha fatto 10 basis point in un paio di giorni dopo l'emissione. Quindi, abbiamo detto, attivo e passivo insieme funzionano se c'è diversificazione dei benchmark. Però non è l'unica diversificazione fondamentale perché il mix dei due funzioni. Deve essere anche diversa la fonte di performance. Quindi se il gestore attivo deriva dal beta alla performance, quindi dalle visioni direzionali del mercato, allora non serve avere un gestore attivo. E a quel punto avere fondi attivi ed ETF non porterebbe a nessun vantaggio, perché di fatto fanno lo stesso lavoro, quello di replicare la direzione del mercato. Se invece la sovraperformance del fondo attivo deriva da relative value e selezione delle singole emissioni, allora ha del tutto senso combinarlo con il beta apportato da un prodotto indicizzato. Quindi torno al nostro osservatorio privilegiato di chi vende attivi e passivi. Se pensate ai due prodotti Vanguard che citavo prima sulle obbligazioni emergenti in dollari, la correlazione è stata dello 0,1 nell'ultimo anno, quindi praticamente nulla. Però insieme hanno generato ritorni stabili e consistenti, soprattutto sono stati un ottimo diversificatore rispetto all'azionario, dal quale sono estremamente decorrelati. Quindi diversificazione di benchmark, avere un attivo che porti alfa e un passivo che porti il beta è senz'altro d'aiuto. E da ultimo bisogna considerare una grande costante degli investimenti che è l'elemento costo. Il costo può mangiare gran parte dei ritorni di un fondo attivo. Per fare un esempio, il costo medio dei fondi attivi in Italia sugli azionari dei mercati emergenti, quindi passo dall'obbligazionario all'azionario, è del 2,33. Quindi è importante scegliere un prodotto attivo con costi contenuti e non guardare solo alla performance assoluta. Se poi voi combinaste l'esposizione emergente azionaria attiva media venduta in Italia con un ETF, avreste un miglioramento del vostro costo notevole, anche perché se prendo il costo dell'ETF Emerging Markets, Equity di Vanguard, ecco, stiamo parlando di 2 punti percentuali in meno. Quindi combinare attivo e passivo permette anche di limare la voce costo. Quindi concludendo, e so che ho deviato rispetto all'argomento più macroeconomico attraverso cui stavamo andando, però attivo e passivo possono convivere scegliendo prodotti che replicano indici ben diversificati, prodotti con costi contenuti e che facciano bene il loro lavoro. Quindi l'attivo deve procurare l'alfa, il passivo deve replicare bene il mercato, portando così il beta. In realtà, Diana, meriti un applauso perché hai interpretato al meglio la mia domanda che ho formulato in maniera errata leggendo banche centrali. Anche sul titolo ho parlato di passivi attivi applicati alle banche centrali. No, ovviamente il senso era gestori attivi e passivi nel mercato emergente, che poi era un po' anche l'argomento che, scusate, che aveva argomentato Donato Savatteri. Quindi grazie Diana, insomma, anche per la prontezza. Abbiamo parlato delle aree geografiche, dei gestori che possono appunto in qualche modo agire in queste aree. Abbiamo insomma tirato fuori anche paesi insoliti, come diceva Diana, come il Benin, ma
Donato, andrei da te per individuare, scusate, quelli che possono essere anche i settori, no? Che hanno beneficiato di un boost o che potranno vedere una nuova crescita in questo clima di ottimismo. Sì, beh, è stato abbastanza evidente, no? Come all'indomani dell'annuncio dei vaccini, si è ripartita la corsa dei settori value, dei titoli value dei settori value, no? Quindi finanza, trasporti, energia, via dicendo, no? E questo perché per l'appunto la prospettiva, no, col vaccino è che interi settori economici riapriranno, quindi settori, aziende che erano fermi, letteralmente fermi, gli aerei fermi negli aeroporti, no? I treni fermi, insomma, non Paralisi. c'era più necessità di petrolio, no? E via dicendo, tutto questo ripartirà, no? La gente ricomincerà ad andare in vacanza e via dicendo. E quindi sicuramente i titoli value sono quelli che secondo noi sono destinati a fare bene in questa fase, e quindi lì ci metto, oltre ai settori che già citavo, tipo la finanza o tipo appunto l'energia, perché anche il petrolio abbiamo visto come sia leggermente risalito ultimamente, ma ci sono ovviamente tutti i settori dei consumi, di beni discrezionali soprattutto, no? Quindi quei beni che in tempo di crisi uno ne fa meno, che non sono essenziali, però quando insomma si può, si comprano, oppure appunto tipo il turismo, come dicevo prima, quindi tutta una serie di titoli e settori che peraltro sono tutti quanti presenti in maniera significativa all'interno del nostro fondo Tiro Price Global Value, che proprio gioca questa tematica del value a livello globale. Stiamo però attenti a non sovrastimare, no, questo ritorno del value, perché sicuramente faranno molto bene, anche perché partono da valutazioni bassissime, le avevano ormai, adesso sono un po' meno basse di prima, e sicuramente faranno bene, però non bisogna neanche sovrastimare l'effetto. Come dicevo prima, anche vi sono titoli e settori che hanno beneficiato tantissimo della pandemia, no? Quindi tutti i settori legati alla tecnologia, che è vero che adesso sono visti un pochino in affanno rispetto al value, ma in realtà sono trend che non smetteranno, non andranno via. Aziende che sono rafforzate hanno consolidato posizioni competitive. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, e qua prendendo un pochino spunto da quanto diceva Diana sulla gestione attiva, noi in quanto gestore attivo siamo molto contenti di andare a privilegiare tutte quelle aziende, tutti quei settori che secondo noi stanno dal cosiddetto lato giusto del cambiamento, che possono essere titoli del settore value, ma anche titoli del settore growth. Lo fa molto bene il nostro fondo Global Focus Growth, molto, molto famoso poi, che appunto ultimamente ha anche riposizionato il portafoglio anche a favore di alcuni dei settori value, no, a dispetto del nome Global Focus Growth. Se vogliamo vedere poi brevemente invece le capitalizzazioni, che è un'altra delle cose molto interessanti, l'abbiamo osservato sul mercato come trend, diciamo che in una fase di ripresa dei mercati le small caps sono da privilegiare, in quanto appunto più esposte ai settori ciclici. Quindi questa è un pochino la nostra view settoriale. E allora vi stiamo raccontando, insomma, banche centrali e supporto all'economia come base della ripresa, le mosse delle istituzioni, gli scenari globali dei prossimi mesi, questi i temi della nostra tavola rotonda, l'Asset Management TV Week in compagnia di Diana Lazzati, Senior Sales Executive di Vanguard e Donato Savateri, Country Head Italy di T. Rowe Price. Ci avviamo verso la conclusione, abbiamo ancora una decina di minuti abbondanti a nostra disposizione. Allora resterei da te, Donato, per aprire anche un po' brevemente il tema dell'obbligazionario. È diventato uno dei market mover delle ultime settimane, se non insomma degli ultimi mesi. Un obbligazionario che ha messo un po' in allerta l'azionario recentemente, ma che comunque rimane un fatto, cioè che non genera rendimenti, diciamo così, insomma, forte, mentre l'azionario comunque sta salendo dopo appunto un periodo magari di rallentamento e di consolidamento. E allora c'è qualcuno che si domanda: addio reddito fisso? Punto di domanda. No, sicuramente no, perché il reddito fisso non andrebbe mai abbandonato per le sue funzioni difensive, diciamo, e anche per la sua funzione di decorrelatore, no, di portafoglio. Quindi assolutamente in una buona diversificazione il reddito fisso non deve mai mancare. Certo, bisogna vedere quale reddito fisso, no? Perché se pensiamo al reddito fisso come solamente alle obbligazioni governative, allora sì,
Allora la mia risposta è: in questo momento bisogna abbandonarlo, perché appunto i tassi sono bassissimi, quindi niente cedole, ma in realtà stanno salendo i tassi e quindi i prezzi scendono, e quindi questo va a deprimere i corsi obbligazionari. C'è lo spauracchio di inflazione, quindi potenziali nuovi rialzi di tassi, insomma, quindi assolutamente, come dicevi anche tu, non c'è rendimento. Una volta le obbligazioni governative si chiamavano, in inglese dicevano risk free return, no? Quindi rendimento senza rischio. Oggi dovrebbero chiamarsi return free risk, no? Quindi rischio senza rendimento, che un po' si è ribaltato un pochino il concetto. Eh sì. Quindi andiamo a vedere altre obbligazioni. Innanzitutto bisogna stare molto attenti alla duration, no? Per l'appunto alla durata finanziaria delle obbligazioni. Ecco che quindi è molto importante andare a cercarsi magari strategie che possano gestire attivamente questa duration. Per fare un esempio, Tiro Price ha la strategia Tiro Price Dynamic Global Bond, che può addirittura andare in negativa di duration, e l'ha fatto molto bene negli ultimi mesi, no? Ha proprio sfruttato la sua banda di oscillazione, approfittando anche di tassi in salita. Ma tralasciando le obbligazioni governative, no, e le obbligazioni in generale più core, dovremmo andare a cercare rendimento laddove ce n'è ancora un po'. Pensiamo agli high yield, per esempio. È vero che dai massimi di marzo, massimi di spread di marzo scorso, dove appunto gli spread erano arrivati addirittura al 12%, adesso si parla di spread del 4% più o meno rispetto alle obbligazioni governative per quanto riguarda gli high yield globali, ma c'è pur sempre abbastanza trippa, diciamo, dal lato cedole, quindi la yield sicuramente. Se vogliamo un po' guardare a livello magari un pochino più esotico, guardiamo anche le obbligazioni dei mercati emergenti, soprattutto quelle messe in valuta locale, dove oltre ai rendimenti maggiori rispetto al mondo sviluppato, e lì sono ancora positivi i rendimenti, abbiamo anche valute sottovalutate che per l'appunto per le obbligazioni messe in valuta locale possono portare un'ulteriore fonte di rendimento. Giro la stessa domanda anche a Diana Lazzati di Vanguard. In questo modo, insomma, cerchiamo appunto di capire se appunto è tempo di abbandonare per sempre il reddito fisso. Una risposta Donato ce l'ha già data, anche piuttosto chiara. Sentiamo però anche cosa ne pensa Diana, come si dovrebbe comportare, insomma, l'investitore che cerca il rendimento in maniera così, insomma, consapevole, lungimirante. Sì, la mia risposta è esattamente uguale a quella di Donato. No, non è morto il reddito fisso, non va abbandonato. Se pensate che a partire dalla fine dello scorso anno abbiamo visto un affollamento nel mondo azionario come non lo si vedeva da anni. E quindi il nostro Vanguard FTSE All World ETF ha ormai superato 10 billion di dollari di masse ed è più del doppio di un anno fa. Quindi impressionante come crescita, e questo è uno strumento che viene utilizzato per prendere velocemente esposizione ai mercati azionari, sia emergenti sia sviluppati. Sicuramente il merito è anche dell'ETF di Vanguard, ma è anche frutto dell'interesse che il mondo azionario ha visto recentemente. All'interno dell'azionario c'è stata una forte rotazione dal growth verso temi value e ciclici, che erano stati abbandonati da anni, come diceva Donato prima. Si potrebbe dire che in modo quasi paradossale il value è ormai di momentum, e le ragioni di questo spostamento di preferenze sono da ricercare nella mancanza di rendimento sull'obbligazionario in primis, come veniva ricordato. A questo si è aggiunta poi l'idea che i bond non siano più una classe di attivi effettivamente diversificante a causa della correlazione tra azioni e obbligazioni a cui si è assistito recentemente. Questi due motivi hanno portato a pensare che il più classico dei modelli di gestione del portafoglio, il famoso modello 60-40, dovesse essere di fatto abbandonato. Le analisi che abbiamo fatto in Vanguard ci dimostrano che invece un portafoglio bilanciato di azioni e obbligazioni può ancora portare valore per il risparmiatore, anche in presenza di tassi negativi. Ma anche ragionando in termini più semplici rispetto a un modello matematico, quindi più pane e salame se vogliamo, pensiamo ai due fattori che citavo poco fa che hanno spinto verso le azioni a snobbare le obbligazioni. Se il problema delle obbligazioni sono i rendimenti bassissimi, bisogna tenere presente che andare a cercare il rendimento nell'azionario o in attivi alternativi significa accettare di pagare un prezzo. E in questo caso non sto parlando di costi, ma un prezzo in termini di volatilità e di rischio di portafoglio che andiamo a prendere stando solo sugli azionari. Oppure si va ad accettare una minore liquidabilità dell'investimento se si vanno a prendere investimenti alternativi.
Se il problema invece è la correlazione tra azioni e obbligazioni, bisogna considerare che negli ultimi 20 anni le azioni e le obbligazioni si sono mosse insieme in più di un'occasione, ma è una situazione che si è vista solo nel 29% dei casi. Quindi sia la mancanza di rendimento, sia la presunta non diversificazione dei rischi apportata dalle obbligazioni sono problemi temporanei che in un orizzonte di investimento di lungo periodo si vanno a perdere. Quindi rottamare il 60-40 perché è stato meno efficace su un orizzonte temporale breve ha poco senso dal mio punto di vista. E anche dal punto di vista di Vanguard potrei dire, perché Vanguard ha portato anche in Italia i Life Strategy ETF alla fine dello scorso anno. Si tratta di ETF che offrono la possibilità di prendere un'esposizione bilanciata al mercato, con un'esposizione azionaria tra il 20 e l'80%. Quindi questo tipo di prodotto è stato il prodotto più comprato dai consulenti del Regno Unito nel 2020. E anche in questo caso il costo è una componente importante nella scelta di un prodotto di questo tipo, perché ammetto che prendere esposizione con un solo ISIN a 9.000 posizioni, a 25 basis point, tutto compreso, sa di abbastanza incredibile. Ma questo dimostra quanto Vanguard creda nel 60-40 e nelle altre esposizioni bilanciate. Quindi in via generale, comunque, come tutti sappiamo, non esiste l'allocazione di portafoglio perfetta in senso assoluto, perché ciascuno avrà la propria, che dipenderà dall'orizzonte di investimento, dalla tolleranza al rischio e dall'attesa di rendimento. Quello che sicuramente è vero per tutti sono però due capisaldi: il contenimento dei costi degli investimenti, per non mangiarsi il poco del rendimento delle obbligazioni, e la diversificazione del rischio. E un 60-40 può aiutare nella diversificazione dei rischi riguardo ai costi, credo di averne già parlato diffusamente prima, ma senz'altro utilizzare un prodotto indicizzato aiuta da questo punto di vista. E allora, per chiudere il nostro ragionamento, faccio ancora una domanda ciascuno, ed è la stessa sostanzialmente, proprio per andare a completare l'individuazione, insomma, delle mosse delle istituzioni e soprattutto gli scenari globali dei prossimi mesi. Beh, insomma, in tre punti: i driver che condizioneranno i mercati. Vi chiedo di essere veloci, io direi che sono emersi già nella nostra chiacchierata, vi chiedo semplicemente di rimetterli, diciamo, evidenziarli, ecco, con la penna, e quindi magari in modo da metterli in alto. E qui torno da Donato, prego, i tre punti driver che condizioneranno i mercati molto molto sinteticamente. Certo, ma uno sicuramente l'inflazione, ne abbiamo parlato molto, no? Certo. C'è denaro quasi gratis, politiche espansive, domanda inespressa che arriverà sui mercati, quindi l'inflazione potrebbe essere un driver, ma l'inflazione non sarà, secondo noi, come eravamo abituati a studiarla a scuola, all'università. Quindi siamo adesso in un mondo in cui la tecnologia ha sbloccato capacità, c'è sempre più prodotti, sempre più soluzioni a prezzi sempre più bassi, e d'altra parte la popolazione è anche invecchiata, popolazione più vecchia, più anziana, consuma di meno rispetto alla popolazione giovane, quindi ci sarà sì un ritorno dell'inflazione, ma non aspettiamoci più l'inflazione di qualche tempo fa. Secondo fattore è quella che appunto ho chiamato la domanda repressa o inespressa, sì. No? Quindi bisognerà vedere quanto sarà grande, quanto sarà poi sostenibile e sostenuta nel tempo, perché vi sono alcuni servizi che non possiamo, come dire, replicare, non possiamo comprare tutto quello che non abbiamo comprato finora. Penso per esempio, che so, al taglio di capelli, no? Se abbiamo saltato 4-5 tagli di capelli perché i parrucchieri erano chiusi, non è che poi ne faremo 4-5 no, per volta, ne faremo uno, no? E poi ricominceremo ad andare dal parrucchiere, no? ogni tot, come facevamo prima, o andare al ristorante o andare in vacanze e via dicendo. Quindi bisognerà vedere quanto sarà sostenibile questa domanda. Terzo fattore, ne abbiamo anche accennato anche oggi, è quello dei vaccini sicuramente. Bisogna vedere quanto sarà rispettato il piano vaccinale, perché se dovesse venire rispettato, certo, ci sarà una bella ripresa del PIL, ma ogni mese, ogni giorno di ritardo nel piano vaccinale sicuramente andrà a detrimento del PIL, potenzialmente anche dei posti di lavoro. Tra l'altro, con le ultime, no, notizie che abbiamo sentito dell'America che ha bloccato Johnson & Johnson, per il momento l'ha sospeso, sì. Ecco che quella, la variabile vaccini è sicuramente uno dei temi di cui parleremo molto e che influenzerà molto i mercati. Diana, stessa domanda, anche tu in qualche modo ce li hai già ricordati, mi pare all'inizio, insomma, della nostra conversazione, li rimettiamo al centro, insomma, della chiacchierata. Sì, direi banche centrali con la Fed in primis e la gestione dell'eventuale situazione di inflazione o reflazione,
In secondo luogo, direi l'evoluzione del Covid, dei vaccini e la conseguente potenziale domanda che torna, quindi con che velocità. E il terzo punto, direi le politiche fiscali dei vari paesi, cioè chi paga il conto. Abbiamo usato insomma altre parole, ma come vedete insomma gli argomenti, i driver sono sempre quelli: l'inflazione legata alle banche centrali, anche legata alle banche centrali, la gestione del Covid che va poi a riaccendere in qualche modo la domanda repressa che ci spiegava Donato Savatteri, e poi le politiche insomma fiscali dei vari paesi che andranno in qualche modo a riattivare il prodotto interno lordo e quindi le attività in generale di ciascun paese. Siamo alla fine della nostra tavola rotonda dedicata alle banche centrali, al supporto, all'economia come basi della ripresa. E allora a me non resta che salutare e ringraziare Donato Savatteri, Country Head Italy di T. Rowe Price, storico asset manager globale. Donato, è stato un piacere, grazie, buon lavoro e alla prossima tavola rotonda. Grazie, grazie mille a te Giacomo, grazie a tutti gli ascoltatori e insomma alla prossima. Non so se Donato è curioso come me, ma insomma, tornando a salutare e ringraziare Diana Lazzati, Senior Sales Executive di Vanguard, che è una delle più grandi società di investimento, anche in questo caso, nel ringraziarti, insomma, torno a farti la domanda della storia dei palloni e del casco che sono alle tue spalle. Sì, il casco e i palloni sono di mio marito, quindi il casco lo usava quando era un po' più giovane ed essendo americano gli è rimasta la passione per il football americano, quindi l'abbonamento all'NFL non manca in questa casa da anni ormai. Ok, insomma, la notte del Super Bowl è sempre, immagino, interessante da voi. Insomma, grazie Diana ancora per il tuo intervento, buon lavoro e anche a te alla prossima tavola rotonda. E Grazie, grazie mille. allora, noi adesso ci fermiamo per qualche istante, ovviamente la diretta delle fonti TV continua e ci riagganceremo puntualmente su quello che accade sui mercati, in particolare sulla riapertura di Wall Street 15:30, come sapete, e insomma è anche chiaro che ci saranno anche le trimestrali che avranno e che hanno già iniziato ad avere un peso specifico sull'andamento appunto delle singole compagnie appunto quotate a Wall Street. E allora noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, vi lascio nelle mani di Alessandra Georgieva per la riapertura dei mercati, appunto Wall Street, Rush Hour e il resto della diretta delle fonti TV. Grazie ancora a Donato Savatteri, a Diana Lazzati, T. Rowe Price e Vanguard. L'appuntamento è per la prossima tavola rotonda della Asset Management TV Week. Vi lascio ad Alessandra Georgieva. A tra poco.